Amici della Voce di Manduria collegate in diretta con lo stadio comunale di Ugento, la gara a cui assisteremo quest'oggi vede la formazione di casa dell'Ugento posta all'UG Manduria Sport, formazione che è a punteggio pieno. Attenzione, c'è già una occasione per la formazione di casa, ma il Manduria libera con Kwame, c'è un fallo commesso. Dicevamo della gara fra Ugento e Manduria, vi trasmettiamo esclusivamente in audio per ragioni di carattere tecnico, cercheremo comunque di farvi vivere al meglio come di consueto la partita. La gara andrà in differita immediatamente dopo la fine della stessa sui canali ufficiali internet e social della Voce di Manduria. Intanto il match ha avuto inizio da due minuti, sempre sullo 0-0, viene pericolosamente in avanti la formazione ospite, la formazione di casa dell'Ugento, che allarga un pallone a destra che si perde però a fondo campo, anzi in fallo laterale. E io approfitterei di questo attimo di pausa per leggervi le formazioni delle squadre in campo. L'Ugento si schiera con De Leo fra i pali, quindi Carrozzo, Fernandez, Venegas, Veron, Perez, Serrano, Maroto, Munoz, Espinar, Kurdrari e Kurdrari è il numero 11. Sì, attenzione al Manduria, pericoloso in avanti, gol! Ha realizzato il Manduria con Davide Cavaliere, terzo di gara, Manduria 1, Ugento 0, in gol Davide Cavaliere. C'è stata un'azione personale del bomber bianco-verde che si è portato verso l'area avversaria, ha lasciato partire un fendente basso che ha infilzato l'estremo difensore De Leo sulla sua destra, quindi al terzo di gara Manduria in vantaggio, gol di Davide Cavaliere. Non abbiamo fatto in tempo ancora a leggervi le formazioni, vi abbiamo letto solo quella dell'Ugento, ora passiamo a quella del Manduria. Il Manduria si schiera con Maraglino fra i pali, quindi Marinelli, Pino, Acquaro, Dorini, De Maria, Kwame, D'Arcante, Procida, Russo e per l'appunto Cavaliere, autore del gol che per il momento tiene in vantaggio i biancoverdi. In panchina per l'Ugento ci sono Russo, De Luca, Lollo, quindi Pier Rischito, Stefano, Olibardi, Gubello, Alvarez, l'allenatore è il signor Salvatore. Mentre appena avremo un attimo di tempo vi daremo anche lettura della panchina del Manduria. Ora i biancoverdi cercano ancora di venire in avanti. Dunque vi diamo lettura della panchina del Manduria. In panchina ci sono insieme al secondo portiere Cocozza, l'altro portiere Mi, quindi Denunzio, Mancuso, Perrone, Onesto, De Torre, Napolitano, Portoghese, Serafino e Pasculli. Allenatore è Francesco Passiatore. Dirige l'incontro il signor Bruno Tierno della sezione AIA di Sala Consilina. Si gioca in una giornata di sole qui ad Ugento, c'è un discreto pubblico anche di matrice giallorossa ugentina, ma ci sono i soliti 60-70 se non di più supporters biancoverdi al seguito. Ora il Manduria cerca di venire ancora in avanti, ma Cavaliere si fa pescare in offside e quindi cerca di ripartire col numero 20, con Maroto, l'Ugento, palla all'indietro. Mentre ricordiamo che siamo al quarto del primo tempo e il risultato vede in vantaggio il Manduria per una rete da zero, gol al secondo realizzata da Davide Cavaliere. Ora pericolosamente in avanti l'Ugento e poi Kwame che incespica sul pallone, libera però in qualche modo la retroguardia del Manduria che cerca di venire in avanti in ripartenza. È ora Maroto in possesso di sfera, supera in bello stile Kwame, allarga a sinistra alla volta di Perez, Perez cross al centro di sinistro, pericolo e conclusione al volo da parte del numero 20 Maroto dell'Ugento, che però finisce abbondantemente alta sulla trasversale della porta difesa da Angelo Maraglino. Minuto 5 di gara, Manduria 1 Ugento 0, gol al secondo di gara realizzato da Davide Cavaliere. Ora c'è la rimessa dal fondo che verrà effettuata da Angelo Maraglino, che
lancia lungo in avanti, pallone colpito da un giocatore dell'Ugento, poi sbaglia il controllo, Kwame ne approfitta, il numero 6 Perez dell'Ugento che viene avanti, viene steso però da Nicola Russo che viene redarguito giustamente dall'arbitro. E quindi calcio di punizione in favore dei padroni di casa. Ricordiamo che quest'oggi trasmettiamo in diretta esclusivamente audio per motivi di carattere tecnico. L'integrale videocronaca della partita verrà trasmessa sui canali della Voce di Manduria immediatamente dopo il triplice fischio finale. Viene avanti l'Ugento con il numero 10 Espignar, palla all'indietro, poi appoggiata a Serrano in zona di centrocampo, quindi Espinar allarga a sinistra alla volta di Perez, pallone pericoloso nuovamente al centro ma ancora una volta lungo che si perde in fallo laterale. Diciamo di questo Ugento che in pratica è una sorta di multinazionale, soprattutto una formazione multietnica di matrice sudamericana, pensate che su 11 titolari ben 9 sono sudamericani, solo 2 gli italiani, il portiere De Leo e il terzino Carrozzo, Luca Carrozzo, ex De Ghilecce. Ora è il Manduria che rimette in gioco con le mani, palla lunga in avanti, c'è forse un fallo commesso ai danni di un calciatore dell'Ugento, l'arbitro fa proseguire per la regola del vantaggio, il Manduria poi libera in fallo laterale, rimessa in gioco che sarà appannaggio della formazione di casa. Si appresta la battuta Carrozzo, palla lunga in avanti, colpo di testa ad allontanare da parte di Kwame, ancora un pallone che si alza a campanile, esce con sicurezza Angelo Maraglino, abbranca il pallone e rilancia lungo in avanti, intendeva servire Russo ma il pallone è lunghissimo e giunge direttamente dalle parti di De Leo che con tranquillità controlla la sfera e appoggia al compagno di retroguardia, poi il pallone sui piedi di Serrano, allarga a sinistra alla volta di Venegas, quindi Veron. Pallone rinviato dalla retroguardia del Manduria, poi c'è un non tocco direttamente in fallo laterale da parte di Serrano e quindi rimessa in gioco con le mani in favore del Manduria. Minuto 8 di gara, Manduria 1, Ugento 0, gol al secondo realizzato da Davide Cavaliere. Rimessa con le mani effettuata dal Manduria. Poi palla lunga che intendeva servire in avanti De Maria, libera la retroguardia di casa, poi pallone in possesso della formazione giallorossa, quest'oggi in livrea blu dell'Ugento, avanza Espinar, poi appoggia centralmente alla volta di Serrano, palla in avanti, c'è un fallo commesso da parte di Pino. Sì, dovrebbe trattarsi proprio di Pino. Stefano Pino commette un fallo ai danni, crediamo, di Muñoz. Calciatore a terra, non riusciamo ad individuarlo, sì, ma dovrebbe trattarsi di Muñoz. Pallone viene sistemato sul punto di battuta e sulla sfera si va a sistemare il numero 10 Espinar e gli fa compagnia Perez. Arbitro fa arretrare la barriera, tutto è pronto per la battuta. Sarà Perez verosimilmente a cacciare. Sì, parte Perez, palla che supera la barriera ma finisce direttamente fra le braccia del ben appostato Angelo Maraglino. Siamo giunti al minuto 9 di gara, 1-0 il risultato in favore del Manduria. Ora il Cavaliere che appoggia in qualche modo all'indietro verso un compagno che non riesce ad evitare
che la sfera finisca in fallo laterale. Si trattava di Dorini, palla ora in possesso della formazione di casa, che avanza, palla al piede sulla sinistra con il numero 4 Veron, poi lungo lancio in avanti, ma c'è una posizione di offside rilevata ai danni del numero 9 Cordari, e quindi calcio di punizione fuori del Manduria. Ricordiamo, il Manduria in vantaggio per una rete a zero, gol realizzato proprio in apertura di match da parte di Davide Cavaliere. Ora c'è un balletto di palloni in campo, finalmente si può riprendere alla battuta della rimessa, anzi del calcio punizione Maraglino, palla che supera la linea mediana del campo, stacca Cavaliere preso nella morsa però di due avversari, e a buon gioco quindi il centrocampo del Ugento in questo caso, che viene in avanti allargando il gioco sulla destra, ma è pronto il rinvio da parte di Dorini, che però sbaglia la misura e mette direttamente in fallo laterale. Si riprenderà quindi con una rimessa con le mani in favore della formazione di casa, che accelera le operazioni di gioco. Palla lunga in avanti alla volta di Cordari, poi libera in qualche modo la retrovata del Manduria, ma ancora un cross al centro rinviato da un colpo di testa di Pino. Allarga sulla sinistra il gioco verso Venegas, cross al centro, ancora un pericolo, allontana la retrovata del Manduria in qualche modo, ma ancora in fallo laterale, non riesce ad evitarlo il numero 7 Procida. Rimessa già effettuata, si libera bene di un avversario, Espinar allarga verso un compagno di gioco, poi pallone lunghissimo che giunge dalla parte opposta sui piedi del numero 3 Venegas, contrato in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani in favore dell'Ugento, recupera il pallone il numero 20 Maroto, lo appoggia all'indietro alla volta di Veron, quindi centralmente verso Fernandez, ora Serrano, Veron e poi Perez. Maroto attaccato in maniera fallosa da parte di De Maria, gioco che è già ripreso, pallone fra i piedi di Fernandez. Si appoggia a Venegas, avanza Venegas sulla sinistra, appoggia poi a sinistra verso Perez, supera in velocità un avversario, poi mette pericolosamente al centro, allontana però Pino ben appostato, ma insiste ancora l'Ugento. Manduria ha difficoltà a ripartire. E l'Ugento viene in avanti pericolosamente, ancora è Pino ad allontanare. Buona finora la prova del difensore ex Virtus Francavilla. Ora è Kwame che manca però intervento a centrocampo. Poi l'arbitro con un po' di ritardo accorda un calcio di punizione all'Ugento che probabilmente c'era, però l'arbitro ha tergiversato un po' troppo. Poi ha deciso per il fischio. Sul punto di battuta il numero 10 Espinar. Osserva lo schieramento dei propri compagni al limite dell'area di rigore del Manduria, che va affollandosi sempre più. Pallone poi appoggiato sulla destra, palla pericolosa al centro, e c'è una deviazione sotto porta da parte del numero 5 Carrozzo, che finisce proprio sul petto del ben appostato ancora una volta Maraglino, che sventa il pericolo. Opportunità per i padroni di casa. Quando siamo giunti al minuto 14 di gara e il Manduria in vantaggio per una rete a zero, gol al secondo messo a segno da Cavaliere. Manduria ora che viene in avanti con il numero 4 D'Arcante, il quale non si intende con i compagni di reparto nella circostanza Procida e Dorini. Il pallone finisce direttamente in fallo laterale, che sarà battuto dalla formazione di casa dell'Ugento. Palla lunga in avanti,
stacca di testa Dorini, non colpisce, controlla poi Acquaro, ancora verso Dorini che viene toccato fallosamente e guadagna un calcio di punizione. Manduria non sa come battere questo calcio di punizione. Ora tutto è pronto per la battuta effettuato in questo momento. Palla a sinistra, punta l'avversario Procida. Attenzione, c'è un colpo di testa, questa volta di De Maria, che finisce alto sulla traversa della porta difesa da De Leo. A effettuare il cross era stato Paolo Procida. E ora la rimessa dal fondo invece sarà battuta da De Leo, estremo difensore dell'Ugento. Palla all'indietro verso De Leo, stacca poi in fallo laterale. Mette in fallo laterale De Maria. Allora, noi, a vantaggio dei tanti sportivi e tifosi che ci stanno contattando in questi istanti, comunichiamo ancora una volta che per quest'oggi noi andiamo in diretta esclusivamente audio, perché ci sono stati dei problemi di carattere tecnico, ovvero burocratico, che cercheremo di risolvere in settimana. Quindi andiamo in telecronaca diretta audio, mentre la cronaca, la videocronaca integrale del match sarà trasmessa al termine della gara su tutti i canali ufficiali della Voce di Manduria, direttamente dal sito, ma anche dalle pagine social della Voce. Intanto il gioco è ripreso con l'Ugento che cerca di venire in avanti, ma si trascina il pallone in fallo laterale. Nonostante, diciamo, l'handicap di non potervi far vedere le immagini, cerchiamo comunque in qualche maniera di farvi vivere le emozioni di questo match con il nostro commento, che speriamo sia da voi tutti apprezzato. Ora c'è un lancio lungo in avanti e un anticipo da parte del numero 3 Venegas, e viene poi pericolosamente in avanti l'Ugento con una opportunità davvero colossale avuta dai padroni di casa. Vediamo chi è stato a calciare verso la porta difesa da Maraglino, un gran diagonale che davvero è sfilato di poco alla destra della porta difesa Maraglino. È stato il numero 9 Cordari a tentare la via del gol, non trovandola. Minuto 18 di gara, 1-0 il risultato per il Manduria, ma l'Ugento continua a premere sull'acceleratore. Ora c'è un pericoloso cross al centro, allontana Dorini. Manduria deve cercare di reagire alla pressione. E ora c'è un netto fallo commesso ai danni di De Maria. Protesta il pubblico e anche un po' i giocatori, però il fallo ci sembrava piuttosto evidente ai danni di De Maria. Si impossessa del pallone Paolo Procida. Va creandosi un certo qual affollamento al limite dell'area di rigore dell'Ugento. Parte per la battuta Procida, palla sul secondo palo, libera in qualche modo la retroguardia dell'Ugento. Poi c'è ancora Russo che cerca la battuta, ma viene contrato da un avversario.
Ancora il Manduria che viene in avanti, c'era stato un fallo commesso ai danni di un calciatore del Manduria, poi c'è un fallo commesso da Pino, questo si era da ammonizione, ma precedentemente c'era un fallo commesso ai danni di un calciatore del Manduria ai limiti dell'area di rigore del dell'Ugento, e quindi ora si riprende con un calcio di punizione in favore dell'Ugento con palla sistemata all'interno del cerchio di centrocampo sul punto di battuta. C'è il numero 7 Fernandez, osserva lo schieramento dei propri compagni, annotiamo quindi il primo cartellino giallo di giornata ai danni di Pino. Ora pericolosamente ancora in avanti l'Ugento, cross rimessa da fondo campo, e adesso davvero c'è un po' di elettricità qui sugli spalti, ad ogni tocco c'è una protesta da parte del pubblico di casa, che non è granché numeroso, però probabilmente anche sollecitato dalle vicende di gioco. In questo momento è piuttosto esuberante. Ora c'è un errore da parte della retroguardia del Manduria, c'è un tentativo ancora da parte dell'Ugento, errore della difesa del Manduria, ne approfitta l'Ugento, ma il tiro non crea difficoltà al portiere Maraglino, che poi rilancia lungo in avanti verso Russo, pallone finisce direttamente in fallo laterale. Alla rimessa in gioco la formazione di casa, palla lunga in avanti, stacca Quamè, poi è Pino che rimette in avanti e in anticipo sul pallone il numero 3 Venegas, che lo addomestica, poi lo appoggia all'indietro verso De Leo. Piuttosto indeciso il portiere dell'Ugento, poi rilancia lungo in avanti, manca l'aggancio, un centrocampista di casa in possesso di sfera Quamè, poi rilancia in avanti Marinelli, un colpo di tacco di un giocatore dell'Ugento, esce ai limiti dell'aria e con sicurezza mette nel fallo laterale Maraglino. Insiste l'Ugento in avanti e lo fa con il numero 3 Venegas, palla all'indietro verso Veron, poi Fernandez, pallone ancora verso Veron, ancora Fernandez, corridoio verso il numero 16 Serrano, poi Carrozzo, palla che filtra in avanti e altro fallo commesso da Kouame e conseguente calcio di punizione accordato all'Ugento. Minuti di gara 23, siamo in pratica, abbiamo appena scavallato la metà del primo tempo, 1-0 il risultato fra Ugento e Manduria, e ora c'è un calcio di punizione per la formazione di casa che da diversi minuti in maniera incessante si è insediata nella metà campo del Manduria alla ricerca del pareggio. Siamo sulla tre quarti campo, nella metà campo del Manduria, battuto il calcio di punizione, cross al centro, allontana un difensore del Manduria di testa, pallone che viene toccato in fallo laterale in maniera maldestra, crediamo da parte di Veron, anzi no, si tratta del numero 7 Fernandez, anzi Veron, sì, avevamo visto giusto, e quindi rimessa in gioco che sarà effettuata dal Manduria. Alla battuta Marinelli, palla in avanti, stacca il numero 3 Venegas, poi Quamè, palla ancora in avanti, oh, fallo commesso ai danni, mi sembra il minimo un cartellino giallo in questa circostanza, mi sembra netto il fallo commesso ai danni del calciatore del Manduria, così come era netto quello commesso prima da Pino,
nettissimo il fallo in gioco pericoloso ai danni del calciatore del Mandura. Non comprendiamo assolutamente le proteste da parte del pubblico. Fallo netto, nettissimo direi. Ricordiamo ancora una volta che andiamo in diretta audio e soltanto audio per oggi per problemi di carattere tecnico burocratico. La videocronaca integrale del match sarà trasmessa su tutti i canali ufficiali della Voce di Manduria al termine della gara. Sul punto di battuta Nicola Russo. Parte Russo per la battuta, anzi era Procida, pallone al limite dell'area, calcio di punizione per fallo commesso ai danni di Acquaro, ancora proteste da parte del pubblico, ma anche in questo caso mi sembra ineccepibile la decisione dell'arbitro. E ora sul punto di battuta ci sono D'Arcante, De Maria, poi dovrebbero esserci Procida, probabilmente sarà D'Arcante a tentare la battuta diretta a rete. Sarà D'Arcante a tentare la battuta diretta, tutto è pronto. L'arbitro ha qualcosa da dire ai giocatori schierati in barriera. Parte Pino, c'è la parata del portiere De Leo, tiro che aveva trovato uno spiraglio giusto, però pallone troppo lento che è stato facile preda di un attento De Leo. Pallone già rimesso in gioco. Rinvio lungo e poi c'è un errore ancora commesso dalla retroguardia del Manduria, gli fa eco il Lugento, fasi piuttosto concitate e confuse in questo frangente. Poi è Quame che allarga bene a destra verso Marinelli, cerca un corridoio in avanti, ma l'attacco del Manduria si fa anticipare dalla retroguardia del Lugento. Manduria ora che viene in avanti con D'Arcante, pallone allargato a sinistra verso Procida. Procida che cercava un dribbling anticipato però dalla retroguardia avversaria. 28 in questo momento i minuti di gara, 1-0 il risultato in favore del Manduria su Lugento. Pallone calciato direttamente in fallo laterale dalla retroguardia del Lugento, rimessa in gioco con le mani che sarà effettuata dal Manduria. Si incarica della battuta Marinelli. Controfallo di Marinelli. L'arbitro ovviamente indispettito dalle lungaggini per la battuta, inverte l'ordine di battuta. Ora è Lugento che viene ancora in avanti, contratto dalla retroguardia del Manduria, mette giù il pallone Perez, punta un avversario, un secondo, si accentra, poi appoggia centralmente il pallone alla volta di Serrano, ricomincia da dietro con Fernandez, Lugento allarga il gioco a sinistra verso Carrozzo, palla in profondità alla volta di Espinar, ancora Lugento in avanti, buona la giocata, libera ancora una volta la retroguardia del Manduria. Finisce per perdere la sfera il Manduria, è stato Cavaliere a cincischiare, poi in qualche modo libera la retroguardia biancoverde con Procida che si accentra, appoggia all'indietro. Manduria rischia sulla linea della propria area di rigore, poi è Marinelli che non raggiunge il pallone,
Madurina ha messo in ambasce dal pressing alto dell'Ugento. Ugento che ha già ripreso il gioco, pallone sui piedi di Espinar, il quale allarga verso Carrozzo, pallone ancora a destra, allontana Acquaro, non colpisce Quame, insiste ancora l'Ugento, poi è Nicola Russo che si libera bene di due avversari e poi allarga a sinistra il pallone, sfera verso Dorini, intendeva servire Procida ma servizio non preciso che finisce direttamente in fallo laterale. Mezz'ora in questo momento di gara, Manduria 1 Ugento 0, gol al secondo realizzato da Davide Cavaliere, e si riprende una rimessa dal fondo appannaggio della formazione biancoverde. Sistema il pallone sul punto di battuta Angelo Maraglino, palla lunga in avanti da parte di Maraglino verso Cavaliere, anticipato però da un avversario, avanza pericolosamente l'Ugento con il numero 6 Perez, che viene provvidenzialmente fermato in calcio d'angolo dall'intervento di Marinelli. Manduria soffre molto il pressing assistiante dell'Ugento. Ugento che ora effettuerà questo calcio d'angolo. Battuto il calcio d'angolo lunghissimo. Palla che finisce oltre la linea che delimita il campo per destinazione, rimessa da fondo campo che sarà effettuata dal Manduria. Rimessa già effettuata da Maraglino verso Acquaro, lungo rilancio di Acquaro che manda verso Procida, poi Russo viene messo giù, l'arbitro fa proseguire. Avanza a sinistra col numero 6 Perez la formazione di casa, cross al centro, esce con la solita sicurezza Maraglino, abbranca e rilancia in avanti verso Cavaliere, il quale tenta un colpo di tacco, lo fa nuovamente, cercava di servire De Maria, poi il pallone verso De Leo che rilancia lungo in avanti, stacca a centrocampo Kouame, pallone messo giù dal calciatore numero 16 Serrano, e palla poi che viene scaraventata oltre il fondo dall'intervento di Kouame. Siamo al 33esimo di gara, Manduria 1 Ugento 0, palla sui piedi di Serrano che appoggia poi a Venegas a sinistra verso Perez, avanza Perez all'indietro verso Venegas, poi il numero 10 Espinar a destra verso Carrozzo, cross contratto e allontana di testa D'Arcante, pallone controllato da Fernandez verso Carrozzo, poi Espinar, il quale si accentra, anzi Espinar ora in possesso di sfera, pallone allargato a destra, tentativo di cross, allontana col petto un calciatore del Manduria, poi perde un tempo di gioco, crediamo Russo, che si accentra, anzi si trattava di Procida, il pallone però finisce alto sulla traversa della porta difesa da De Leo, riparte l'Ugento con Venegas, a sinistra la volta di Perez, dialoga con un compagno, poi sfera che finisce ancora sui piedi di Venegas, e corda di Venegas all'indietro verso Veron, da Veron a Fernandez, il
centralmente, poi verso Venegas, a sinistra verso Perez. Il Manduri è troppo indietro, lascia troppo spazio a Lugento, si accentra Perez, lascia partire una sventola di destro che si impenna e non dà problema alcuno a Maraglino. Ricordiamo ancora una volta che trasmettiamo quest'oggi in diretta esclusivamente audio per motivi di carattere tecnico burocratico. L'intera videocronaca andrà in differita al termine della gara sui canali ufficiali della Voce di Manduria. Colpo di testa all'indietro da prima di Fernandez, poi di Carrosso verso De Leo che gli restituisce la palla, poi Fernandez che allarga a sinistra verso Venegas, poi Perez ha affrontato fallosamente da Marinelli. L'arbitro redarguisce Salvatore. Diciamo c'è un clima piuttosto elettrico. Venegas ora batte alla volta di Veron, poi Fernandez, Carrozzo, anzi Fernandez stesso che rilancia in avanti. C'è un anticipo di testa da parte di Acquaro, ma è ancora Lugento in possesso di sfera. Lugento che riparte da Veron, poi Perez a sinistra. Intravede un bel corridoio per Espinar che non tira e al limite dell'area di rigore, poi lascia ancora a Perez un pallone allargato a sinistra, scaraventato in fallo laterale, crediamo. No, anzi, il Manduria riesce a salvarlo con un pregevole stop da parte di Procida e il fallo laterale quindi è in favore della formazione ospite del Manduria. Siamo al 37esimo di gioco, 1-0 il risultato in favore del Manduria. Ora è Quamè che allarga a destra verso Marinelli, ancora Marinelli, rilancio in avanti che finisce in fallo laterale, rimessa per il Manduria. Batterà Marinelli. Verso Russo che controlla bene la sfera, poi finisce per perderla. Poi c'è un buon intervento da parte di Pino e il passaggio all'indietro di D'Arcante. Servizio verso Procida che mette giù la sfera, supera un avversario rientrando e viene steso, rimane giù. Il fallo crediamo sia stato commesso da Carrozzo che molto sportivamente va a sincerarsi delle condizioni del giocatore del Manduria. Nulla di grave. Batterà il calcio di punizione il Manduria. Battuto in questo momento il calcio di punizione, avanza la formazione messapica con Russo, il quale allarga verso Procida. Libera bene però la retroguardia dell'Ugento che può ripartire. Un pallone allargato a sinistra, conquistato da Venegas, poi il pallone finisce in fallo laterale e la rimessa sarà in favore del Manduria. Pallone verso Cavaliere, l'arbitro non fischia, si continua a giocare. Poi Espinar che allarga a sinistra verso il numero 11 Muñoz, il quale calcia e viene contrato in calcio d'angolo dall'intervento di Pino. Quindi altro corner in favore dei padroni di casa. Palla appoggiata a Espinar. Espinar poi verso Perez, palla al centro. Pallone che schizza lontano. Rimane a terra un calciatore dell'Ugento che si mette le mani sul viso, probabilmente è stato colpito in un'azione concitata.
da questa parte non ha visto niente, chiaramente nessuno ha potuto vedere nulla perché c'era tantissima confusione. Si rialza il calciatore che era rimasto infortunato, fortunatamente nulla di grave. Si trattava del numero 11 Muñoz e alla rimessa dal fondo si porta ora Maraglino. Parte Maraglino, palla lunga in avanti, stacca Cavaliere, poi perde il contrasto De Maria e fa ripartire Lugento. Manduria deve recuperare le proprie posizioni, ora pericolosamente sulla sinistra c'è un cross pericoloso da parte del numero 9 Cordari, molto buono il cross da parte del numero 9 Cordari, non ci arriva Muñoz, ci arriva invece in presa bassa Maraglino. Minuto 40 di gara, Manduria 1, Ugento 0. Palla lunga in avanti verso Cavaliere, anticipato da Fernandez, poi è Procida, il quale allarga al centro dove non c'è nessuno. Il Manduria ha davvero difficoltà nelle ripartenze. Lugento riesce a giostrare bene, a creare anche diversi pericoli. Il Manduria invece, benché abbia la possibilità delle ripartenze, non trova mai lo spazio giusto. Vediamo come va in questa situazione. Ora è Kwame che cerca un servizio in profondità per Cavaliere e il pallone finisce dalle parti di De Leo, che è protetto da Fernandez, conquista la sfera. Ora stava per approfittare di una leggerezza della retroguardia di Lugento Russo, che non ci riesce, e può ripartire quindi Lugento con Espinar. Il pallone sulla sinistra alla volta di Perez, che tiene dentro una sfera non facile. Sì, il fallo era stato commesso dal numero 6 Perez, che infatti non protesta neanche, poiché Marinelli li si era posto davanti. Sono finiti entrambi a terra, ma decisione corretta da parte del direttore di gara, che ricordiamo il signor Bruno Tierno della sezione AIA di Sala Consilina. Batte il calcio di punizione Maraglino, pallone messo in fallo laterale, quindi rimessa con le mani in favore del Manduria. Alla battuta Marinelli. Verso Cavaliere, ancora Marinelli. Cerca un compagno libero, non lo trova e si trascina il pallone in fallo laterale. Già rimesso il pallone da parte del Ugento, poi fallo commesso ai danni di Pino, espulso il calciatore dell'Ugento, il numero 11 Muñoz, che probabilmente ha commesso un fallo violento ai danni di Pino. L'arbitro era a due passi, non sappiamo, noi non abbiamo visto perché coperti dalla panchina, sinceramente non abbiamo visto lo svolgersi dell'azione, ma l'arbitro era proprio lì e non ha avuto esitazione alcuna a allontanare definitivamente dal campo il numero 11 Muñoz. Un po' troppo focosi questi sudamericani. Ora c'è Salvatore che davvero affronta a muso duro l'arbitro. Stanno perdendo un po' la Trebisonda quelli dell'Ugento, quindi annotiamo al minuto 44 del primo tempo l'espulsione di Muñoz. È stato allontanato dal campo Muñoz per fallo, vediamo, violento ai danni di Stefano Pino, e quindi Ugento che giocherà la seconda metà di gara in 10 uomini. Stiamo per entrare nella fase di recupero. Raggiunge gli spogliatoi il numero 11 dell'Ugento,
e quindi si può riprendere il gioco proprio con il numero 30, 32 Pino. Due minuti di recupero, si giocherà quindi fino al 47esimo. Rimette lungo in avanti Pino alla volta di Cavaliere, non controlla il numero 9 del Manduria, autore del gol che per il momento tiene i biancoverdi in vantaggio per una rete a zero sull'Ugento. Rimessa in gioco effettuata dalla formazione di casa, rinvio poi di Marinelli, anticipo della retroguardia ugentina, ed è Acquaro che allarga a sinistra il pallone verso Procida, punta l'avversario Procida, poi ritorna sui suoi passi, serve Dorini, palla al centro e c'è il colpo di testa, il gol di Cavaliere che anticipa l'uscita un po' avventata da parte di De Leo, e Davide Cavaliere al 46esimo del primo tempo raddoppia per il Manduria. C'è stato un lungo cross da parte di Dorini all'altezza del dischetto del rigore, appostato Cavaliere, approfittato dell'uscita non precisa da parte di De Leo e ancora di testa ha messo in fondo al sacco. Quindi quando sta per scoccare, chiudersi il primo tempo, scoccare il 47esimo e chiudersi il primo tempo, raddoppio della Manduria ancora con Davide Cavaliere. Quindi la Manduria capitalizza subito la superiorità numerica. Ora il gioco può riprendere, l'arbitro va a redarguire la panchina del Manduria. C'è stato un calciatore che si è alzato per andare a festeggiare. Giustamente l'arbitro invita a una maggiore correttezza. Ora il pallone sui piedi di Kwame che rilancia in fallo laterale, e in questo momento l'arbitro fischia due volte, tutti negli spogliatoi per il riposo. Ricordiamo il parziale del primo tempo, sembra di essere la festa di San Gregorio qui con i vari venditori ambulanti. Comunque ricordiamo il parziale del primo tempo: Manduria 2 Ugento 0, autore dei due gol Davide Cavaliere al secondo di gara e al 46esimo entrambi di testa. Ricordiamo, prima di rinviarvi al secondo tempo, che trasmettiamo quest'oggi solo in diretta audio per motivi tecnico-burocratici. L'intera videocronaca andrà in diretta, andrà in differita, chiedo scusa, al termine del match sui canali ufficiali della Voce di Manduria. Per il momento è tutto, a risentirci per il secondo tempo.
Il primo tempo Gento 0 Manduria 2, i gol al secondo del primo tempo per l'appunto e al 46esimo realizzati entrambi da Davide Cavaliere con due ben assestati colpi, cioè con un colpo di testa il secondo e il primo invece con un raso terra dal limite dell'aria che non ha dato scampo al portiere De Leo. Ricordiamo che la formazione di casa gioca anche in inferiorità numerica per l'espulsione al 40esimo del primo tempo di Daniel Muñoz, decretata dal direttore di gara che è, ricordiamo, è Bruno Tierno della sezione AIA di Sala Consilina. Tutto è pronto per la ripresa del gioco. Partiti in questo momento, il Manduria in possesso di sfera con D'Arcante, quindi Kwame, a destra il pallone verso Procida, poi ancora Kwame. Pallone in avanti, ma posizione di offside, crediamo dello stesso Procida, sì, riteniamo che sia lo stesso Procida ad essere, anzi no, è Cavaliere ad essere finito in posizione di offside. Riparte Lugento con un lungo lancio del numero 16 Serrano che termina direttamente in fallo laterale. Si riprenderà quindi con una rimessa con le mani in favore del Manduria. Se ne incarica Marinelli, palla lunga in avanti, colpisce di testa un giocatore del Lugento, Lugento che ora può costruire con un tentativo da parte di Espinar. E poi c'è un errore della retroguardia del Manduria che consente al primo della ripresa il gol di Cordari. Il Manduria in doppio vantaggio e in superiorità numerica proprio in apertura di secondo tempo si fa sorprendere con una disattenzione difensiva consentendo ai padroni di casa di accorciare le distanze con Cordari. Ora c'è un lungo rilancio in avanti, pallone allontanato dalla retroguardia del Ugento che ora sulle ali dell'entusiasmo viene ancora in avanti con l'autore del gol Cordari, poi è Kwame che lancia in profondità verso Russo colto in posizione di offside. Il Manduria deve darsi una regolata perché questo gol a inizio ripresa in superiorità numerica è davvero non ci voleva, ora bisogna riordinare le idee. Viene in avanti il Lugento con un lungo lancio a destra verso Maroto che però non può controllare, la palla finisce in fallo laterale. Quello realizzato da Cordari, da Marcos Cordari, è il primo gol subito in questo campionato dal Manduria che finora aveva collezionato una serie di clean sheet. Ora Lugento viene ancora in avanti con il numero 20 Maroto che viene fermato in fallo laterale da Dorini. Diciamo del primo gol subito dal Manduria in questo avvio di campionato, giunge alla terza giornata, lo realizza Cordari. C'è ora una rimessa con le mani effettuata dallo stesso Maroto. Larga a sinistra in area di rigore, tentativo di cross toccata però la palla da un calciatore del Manduria e calcio d'angolo per la formazione dell'Ugento. Ugento che nonostante l'inferiorità numerica ha dimezzato le distanze e ora insiste ancora alla ricerca del pareggio. Parte Espinar, palla al centro, pericolosa, allontana Acquaro, si butta sulla sfera Russo, viene fermato però da un avversario e poi esce dalla propria area piccola Maraglino e guadagna la sfera, poi l'appoggia a sinistra alla volta di Dorini, avanza Dorini, non gli si fa incontro nessuno, poi è Cavaliere, ancora Dorini,
avanza Dorini sulla sinistra, mette al centro un buonissimo cross, non interviene Russo che poi conquista la sfera, cerca di entrare in aria ma il suo cross viene contrato, poi è Kwame, scambia al limite dell'area di rigore, il Manduria costretto a ritornare indietro e riparte da destra con Marinelli. Palla al centro, pericolo, allontana la retroguardia dell'Ugento. E poi fallo laterale per la formazione di casa. Rimessa in gioco già effettuata la volta di Espinar. Poi è Kwame che commette fallo, l'arbitro se ne avvede e assegna il calcio di punizione alla formazione dell'Ugento. Già battuto il calcio di punizione con sfera verso Fernandez. Palla centralmente sui piedi del numero 20 Maroto. Carrozzo all'indietro verso Perez, palla a sinistra verso Venegas, palla ancora verso Maroto, mette giù la sfera Maroto, punta Dorini e tira in porta, attento, punta la porta ma è attento Maraglino che non si lascia ingannare. Lungo rilancio ora della retroguardia del Manduria, sembrano più decisi negli interventi quelli di casa, ora i biancoverdi cercano di venire avanti con Cavaliere che si trascina il pallone in fallo laterale. Già rimesso il pallone in gioco dalla formazione dell'Ugento, Manduria dovrebbe sfruttare un attimino le capacità in ripartenza, le doti tecniche di Procida e di Russo che in verità quest'oggi non si è visto moltissimo. Siamo al settimo della ripresa, Ugento 1 Manduria 2, rimessa in gioco già effettuata dalla formazione di casa, palla lunga di Veron, si lascia superare Dorini, Maroto in possesso di sfera, la appoggia centralmente verso Espinara, ancora Maroto che tira dal limite ma viene contratto, può ripartire Manduria con Marinelli verso Cavaliere, in anticipo però Fernandez, poi Kwame cerca di ragionare, pallone indietro verso De Maria ma conquista la sfera ancora formazione di casa, c'è un tiro dalla distanza da parte di Serrano e viene ben controllato da Maraglino. Manduria deve scuotersi, è in superiorità numerica, è in vantaggio anche, sta per effettuare una sostituzione alla formazione biancoverde. Abbiamo detto che non ci sembrava soddisfatto dei suoi passiatore e infatti sta per entrare in campo De Torre ed esce Procida. Quando siamo giunti al nono della ripresa entra in campo De Torre ed esce Procida col numero 7, col numero 14 entra De Torre, esce Procida. Ora è Maroto che cerca il cross ma mette direttamente sul fondo. Sinceramente ci vorrebbe un altro gol per i Manduria per mettere un po' di tranquillità, perché l'Ugento continua a insistere nonostante si trovi in inferiorità numerica, ha trovato meritatamente il gol che ha dimezzato le distanze e continua a provare di raggiungere la parità. Ora il Manduria che è ancora con questi passaggi al limite dell'area di rigore rischia tanto, arrivano sempre prima quelli dell'Ugento nonostante siano in inferiorità numerica.
Ora è Carrozzo che gioca verso Perez, che tenta una battuta, la trova poi verso Maroto che mette giù di petto, poi passaggio verso Espinar e in anticipo Russo, spintonato alle spalle, poi Maroto che calcia il pallone lontano e si guadagna l'inevitabile cartellino giallo, inevitabile cartellino giallo per un gesto in consulto. La reazione di Maroto è stata punita dal direttore di gara, ammonito anche quindi Maroto. Parte ora Maraglino per la battuta del calcio di punizione, stacca Quamè, allontana poi il numero 7 Fernandez e il pallone che giunge poi dalle parti di Maraglino che lo recupera con le mani e si accinge a far ripartire i suoi, appoggia a destra verso Pino e in anticipo la retroguardia del Lugento, poi è Marinelli che serve bene per De Torre, un passaggio in profondità verso Cavaliere, manca l'aggancio Cavaliere, poi mette giù la sfera, entra in area di rigore Cavaliere, calcio di rigore e ammonizione per il giocatore Fernandez, fallo piuttosto evidente sotto gli occhi dell'arbitro. E si trattava del numero 7 Fernandez che ha abbrancato il calciatore della Manduria, Cavaliere. Quindi calcio di rigore per il Manduria quando siamo giunti all'undicesimo della ripresa. E quindi c'è questo calcio di rigore, si incarica della battuta Russo, Nicola Russo contro De Leo, contro Alessio De Leo. Fischia l'arbitro. Fischia l'arbitro. Parte Russo. Tiro. Rete, Manduria 3. Manduria 3, Ugento 1, gol al dodicesimo della ripresa, messo a segno da Nicolino Russo che quindi porta a 3 le marcature dei biancoverdi. Ricordiamo i precedenti realizzati da Davide Cavaliere che è entrato da protagonista anche in questa realizzazione perché ha messo, si è procurato il calcio di rigore che poi è stato trasformato con abilità Nicola Russo. Quindi ora che siamo giunti al minuto 13 della ripresa, il Manduria conduce per 3-1. Il Lugento ora riparte con Carrozzo, il quale allarga a Maroto, poi è Dorini, anticipato Cavaliere, poi Cordari, tocca un calciatore del Manduria e c'è un'altra conclusione violenta verso Maraglino che non si lascia sorprendere e con grande sicurezza blocca il pallone. Ricordiamo che per oggi andiamo in onda in diretta audio, esclusivamente in diretta audio per problemi tecnico-burocratici che cercheremo di risolvere in settimana. La differita integrale della videocronaca del match verrà trasmessa su tutti i canali ufficiali della Voce di Manduria al termine della gara. Ora è Ugento che viene in avanti con Maroto. Appoggia alla volta di Serrano, all'indietro verso Perez, quindi pallone a sinistra, allontana poi senza fronzoli Acquaro, ma insiste ancora Perez che tenta la battuta da lontano,
rimessa dal fondo, non interpretavamo in maniera corretta l'indicazione del direttore di gara, c'era stato un liscio vero e proprio da parte di Acquaro che non ha toccato il pallone e quindi la palla si viene sistemata sulla linea dell'area piccola. Parte Maraglino, palla lunga in avanti verso Quamè che stoppa il pallone e poi appoggia verso Dorini, palla toccata da un avversario, Dorini non è intervenuto, non capiamo perché, poi allontana comunque la retroguardia del Manduria, pallone sui piedi di Venegas, poi Serrano, da questi a Veron, anticipo netto di Marinelli e palla in fallo laterale. Quarto d'ora della ripresa, Ugento 1, Manduria 3. Pallone ancora in fallo laterale. Ora viene in avanti il team dell'Ugento con il numero 6 Perez, poi Marinelli che tocca di testa e mette in fallo laterale. Lungo rilancio da parte della retroguardia del Manduria, poi per evitare guai maggiori Fernandez spedisce di testa in fallo laterale e il Manduria con molta calma si appresta alla battuta del fallo laterale. Marinelli in avanti, il suo lancio viene fermato un avversario, ma ancora insiste Marinelli con grande caparbietà. Ancora Manduria in avanti, pallone in profondità verso Cavaliere che supera il portiere, ma viene colto in posizione di offside segnalata per tempo dal collaboratore di linea del direttore di gara Bruno Tierno della sezione AIA di Sala Consilina. Ora c'è un lungo lancio in avanti che finisce direttamente dalle parti di Maraldino che, protetto da Pino, conquista la sfera. Pallone ora che va a finire direttamente nel fallo laterale per la rimessa in gioco con le mani effettuata da Carrozzo. Poi Perez in possesso di sfera, allarga a sinistra alla volta di Veron, viene avanti il numero 4 dell'Ugento, si accentra, poi cerca e trova un corridoio centrale verso corda di pallone ancora sui piedi di Veron, si appoggia a sinistra a Venegas, pallone ancora indietro, Perez, Veron, palla al centro verso Maroto in posizione di fuorigioco e quindi calcio di punizione per il Manduria. Siamo al 18° della ripresa, Ugento 1, Manduria 3. Pallone finisce ancora in fallo laterale e questa volta sarà battuto dal Manduria. Palla lunga in avanti, allontana Carrozzo, poi De Torre che in qualche modo serve De Maria, viene contratto, poi è Marinelli in possesso di sfera, appoggia all'indietro verso Pino, poi ancora Marinelli in avanti verso De Torre il quale tocca per ultimo e quindi si riprende dal fondo con rimessa per l'Ugento già effettuata da De Leo. Viene in avanti l'Ugento, conquista sfera a centrocampo Russo, scambia con Cavaliere, cerca di superare un avversario che molto bene lo blocca,
si trattava di Perez, può ripartire quindi con Espinar Lugento, fallo commesso ai danni di Espinar, e quindi punizione da posizione invitante per Lugento. Da una possibile ripartenza per i biancoverdi si è passati a un calcio di punizione da posizione davvero pericolosa per Lugento. Cavaliere ha tentato l'azione personale, avrebbe potuto probabilmente cercare la collaborazione di qualche compagno. Ora sul punto di battuta ci sono Veron col numero 4 e col numero 10 e Espinar. Tutto è pronto per la battuta. Rimane sulla sfera il solo Espinar. Parte Espinar. Palla che sfiora il palo alla sinistra della porta difesa da Maraglini e finisce fuori. Rimessa dal fondo effettuata da Maraglino, cerca di toccare Kwame, non ci riesce, poi è Russo che supera molto bene un avversario, viene messo giù da Carrozzo, abile nel soffiare la sfera all'avversario Russo, nulla ha potuto fare se non un fallo Carrozzo. Sul punto di battuta D'Arcante, appoggia Dorini, ancora D'Arcante, supera Espinar, poi il suo rilancio viene rinviato, interviene poi di testa Acquaro, mette giù De Torre, ancora sulla palla De Torre, tenta la battuta da lontanissimo e questa volta è bravo De Leo a evitare il peggio. Riparte con Serrano Lugento, pallone all'indietro, ancora in possesso di sfera Lugento, intanto tutta la panchina del Manduria si sta riscaldando. Passiatore ha fatto alzare tutti i componenti la panchina e Lugento cerca di ripartire con Fernandez, il quale allarga il gioco a sinistra verso Veron, poi Espinar che con una finta si libera bene di un avversario, poi tenta una battuta che supera anche la rete di recinzione a protezione del terreno di gioco e finisce sul fondo. Superata la metà del secondo tempo, Ugento 1 Manduria 3. È rimessa dal fondo in favore dei biancoverdi che sarà effettuata da Maraglino. Stacca di testa Perez, poi D'Arcante, mette giù Russo verso Kwame, ancora Kwame in possesso di sfera. L'arbitro fa proseguire, ci sembrava piuttosto netto il fallo su Kwame, l'arbitro ha fatto proseguire, poi è D'Arcante che mette in fallo laterale, poiché c'è a terra un proprio compagno, si tratta proprio di Kwame colpito nell'azione precedente. Pubblico di casa continua ad invadere, farebbe probabilmente meglio ad incitare la propria squadra, denota un certo provincialismo nel suo comportamento. Quindi si può riprendere con la rimessa in gioco effettuata da Carrozzo per Lugento. Parte Carrozzo, poi Perez molto sportivamente restituisce la sfera al Manduria. Poi Acquaro verso Pino, il quale cerca e trova De Maria. L'arbitro fa proseguire anche questa volta, in possesso di sfera Fernandez,
lungo rilancio in avanti, anticipo ancora della retroguardia biancoverde e pallone che finisce in fallo laterale. Ancora Kwame, pallone verso Russo, avanza Russo, supera un avversario, un secondo, entra in aria, attorniato da un nucleo di avversari, cerca il cross, non lo trova, poi è Kwame, poi lungo rilancio ancora della retroguardia ed è Acquaro, d'Arcante, ancora rilancio lungo in avanti. Poi ancora il Manduri in avanti, c'era forse un fallo da prima ai danni di Acquaro. Poi c'è stato il collaboratore di linea che richiama l'arbitro, nulla di fatto, si riprende con un semplice fallo laterale, continuano a protestare qui. Magari sarebbe meglio giocare. Pallone che finisce ancora sul fondo e la rimessa sarà effettuata dal Manduria. Si accinge a farlo come prassi, come di consueto, Maraglino verso Pino, a destra Marinelli, pallone a De Maria, poi palla verso Cavaliere, allargata la sfera verso Russo, Russo entra in aria, punta un avversario, entra in aria, mette ancora al centro e guadagna un calcio d'angolo. Quindi si riprende con un calcio d'angolo per i biancoverdi. Sul punto di battuta lo stesso Russo. Manduria si accinge a effettuare un'altra sostituzione, mentre il pallone finisce sui piedi di D'Arcante, che tenta una conclusione da distanza notevole. Il pallone finisce out. Il Manduria sta per sostituire il numero 10, Kwame, crediamo. Sì, esce il numero 10 Kwame ed entra col numero 8 Mattia Napolitano. Il tutto quando siamo giunti al 27esimo della ripresa. Quindi in campo Napolitano ed esce Willy Kwame. Un'altra sostituzione nel Manduria. C'è intanto un epiteto censurabile all'indirizzo di Kwame, davvero non è possibile ascoltare queste cose al giorno d'oggi, soprattutto in un momento così delicato. Crediamo sia accaduto soltanto così per goliardia. Il Manduria intanto sostituisce un altro calciatore, dovrebbe essere uscito De Maria, crediamo, è entrato col numero 27 Onesto, sì, è uscito De Maria, è entrato Onesto, quindi duplice sostituzione per il Manduria in questo slot. Anzi, c'è una terza sostituzione, esce Cavaliere, autore della doppietta, esce anche Davide Cavaliere, autore della doppietta, ed entra il numero 11, il neo arrivato Michele Portoghese, quindi fa il suo esordio in biancoverde Portoghese, che entra al posto di Cavaliere, che ricordiamo ha realizzato due reti e si è procurato il rigore del terzo gol, poi realizzato da Russo. Il Manduria in possesso di sfera con Portoghese, poi è Mattia Napolitano che appoggia centralmente a Russo, che si trascina il pallone in fallo laterale, già battuto da Maroto verso Serrano. Bravo Russo a conquistare il pallone, a liberarsi di Espinar, poi deve trovare un compagno libero, Dorini, poi rilancia lungo in avanti dove ci sono soltanto maglie blu, quelle dell'Ugento. Ora è Acquaro che allarga a destra verso Marinelli,
si trascina il pallone nel fallo laterale onesto, già ripreso il gioco da parte dell'Ugento, contrasto a centrocampo, poi rilancio in avanti da parte di Venegas. Ingenuità, crediamo, di Pino, che si fa sorprendere un avversario. Il pallone era in pratica del Manduri, invece guadagna un calcio d'angolo la formazione di casa, mentre scocca in questo momento la mezz'ora della ripresa e il risultato vede il Manduri in vantaggio per 3-1. Battuto il corner in questo momento, attenzione, pericolo con Veron che non riesce a raggiungere il pallone di testa, travolge anche involontariamente chiaramente un avversario che si rialza prontamente, quindi si riprende con la rimessa dal fondo per il Manduria. Palla verso Marinelli, poi c'è uno scambio a centrocampo, palla lunga in avanti che finisce dalle parti di De Leo, il quale poi serve con le mani Fernandez, poi a sinistra alla volta di Veron, crediamo, stacca di testa il giocatore del Manduria Dorini, ma il pallone poi finisce nel fallo laterale e si riprende con le mani in favore dell'Ugento. Rimessa già effettuata verso Perez, palla al centro, allontana la retroguardia del Manduria, ancora pericolosamente la formazione di casa. C'è stato un malinteso fra un difensore del Manduria, crediamo si tratti di Pino, e il portiere Maraglino, anzi se è stato Dorini che è stato anche fallosamente buttato giù, e quindi si riprende con un calcio di punizione per il Manduria. C'è un'altra sostituzione per i biancoverdi, sta per entrare in campo Salvatore Mancuso, secondo slot, entra col numero 5 Mancuso, vediamo chi esce, quindi rinforza gli argini Francesco Passiatore. Quando siamo al 32esimo della ripresa, il Manduria in vantaggio per 3-1, entra in campo Salvatore Mancuso ed esce Stefano Pino, che peraltro è stato anche ammonito, ha disputato una buona gara, ha sofferto un po' l'intraprendenza degli avanti dell'Ugento, però si è ben comportato, ora lascia il campo, al suo posto entra il numero 5 Mancuso, un Marcantonio che va a dar manforte in difesa. Sostituzione anche per l'Ugento, entra col numero 8 Olibardi, e non abbiamo visto bene al posto di chi. Cerchiamo di individuare l'assente dal terreno di gioco. Difensore centrale, non mi ricordo il nome, sono tutti stranieri. Quello centrale. Veron Perez. Grazie. Sì, comunque ci suggeriscono gli amici qui di Ugento che è stato sostituito uno dei due giocatori difensori centrali. Al centro ora si è spostato Veron col numero 4, uscito col numero 7 Fernandez. È uscito col numero 7 Fernandez, che giocava da difensore centrale, si è spostato al centro col numero 4 Veron, e al suo posto ha fatto il suo ingresso in campo Olibardi. Ora è Marinelli che in anticipo mette in fallo laterale, palla all'indietro verso Veron, ancora Venegas in avanti, salta Dorini e mette in fallo laterale in anticipo sul neoentrato Olibardi, pallone all'indietro verso Perez, punta un avversario, mette al centro pericolosamente, allontana la retroguardia del Manduria, ancora Olibardi al centro, stacca ancora la retroguardia del Manduria, ora è Portoghese che appoggia all'indietro verso Dorini, rilancia lungo in avanti Dorini, poi c'è un attacco da parte di un calciatore del Ugento, e poi Dorini mette in avanti verso Russo che non riesce a controllare la sfera e consente la ripartenza dell'Ugento, controllata però da Marinelli, il quale serve in avanti Onesto, il quale punta a Venegas, non si intende con Marinelli e quindi può ripartire l'Ugento, fermato poi in fallo laterale.
Ancora in avanti Lugento, una gran botta dalla distanza da parte di Perez che finisce altissima sulla porta, sulla traversa della porta difesa da Maraglino. Alla battuta lo stesso estremo difensore del Manduria. Parte Maraglino, stacca Perez, poi Dorini che rilancia in avanti, tocca De Torre ma può controllare senza difficoltà Veron. Palla ancora sui piedi di Veron, scambia con Carrozzo, ancora Veron, allarga a sinistra la volta di Venegas. Buon lavoro del calciatore dell'Ugento che poi perde il pallone, lo conquista crediamo portoghese e può ripartire il Manduria in contropiede con Napolitano. Entra in area di rigore il Manduria, tiro e il pallone finisce d'un soffio al lato, anche se c'è stata una deviazione di un avversario, e quindi c'è un calcio d'angolo, opportunità per il 4-1 per il Manduria. Pallone che finisce d'un soffio al lato. Alla battuta di questo corner si porta Napolitano, scambia con D'Arcante, cross di D'Arcante, non stacca bene Mancuso e colpisce dal basso verso l'alto mettendo out. Già rimesso in gioco il cuoio da parte dell'Ugento che riparte con Perez, quindi all'indietro verso Veron, a sinistra Venegas, Perez fermato però da Russo, allarga a destra verso Onesto, avanza Onesto, cerca di entrare in area di rigore, si incunea, poi si trascina il pallone oltre il campo e quindi rimessa dal fondo già effettuata dall'Ugento. Il Manduria ha tre uomini fermi in attacco, deve recuperare, riparte intanto la formazione ospite, c'è un tentativo verso Carrozzo, poi Serrano a sinistra verso Perez il quale tenta la gran battuta dalla distanza, contrato in fallo laterale. 37 i minuti di gioco, Manduria 3, Ugento 1, altra sostituzione per l'Ugento, dovrebbe uscire dal campo credo il numero 16 Serrano. No, vediamo un attimo. Entra in campo col numero 17 Lollo, Giuseppe Lollo. Fallo laterale in favore dell'Ugento, già effettuato, palla sui piedi di Veron, poi il neo è entrato Lollo, Perez allarga il gioco a sinistra verso Maroto, poi ancora l'Ugento in avanti. C'è un tentativo sull'auto Mancino e Maroto che cerca di mettere al centro. Reclamano un calcio di rigore. Ormai ogni giocata è motivo di disputa e di contestazione. L'arbitro non se ne dà per inteso e assegna semplicemente il calcio d'angolo. Va alla battuta Espinar, siamo al 40° della ripresa, Manduria 3, Ugento 1. Molto irrequieto il tecnico dell'Ugento Salvadore. Palla pericolosamente al centro, non riesce a raggiungerla Maraglino, sfera che finisce direttamente sul fondo, pericolo scampato e quindi rimessa dal fondo per i biancoverdi.
batte Maraglino, l'arbitro lo invita ad accelerare la ripresa del gioco. Parte Maraglino, stacca Napolitano verso Portoghese che controlla bene il pallone, viene messo giù, conquista un buon calcio di punizione e Manduria può rifiatare. Va con molta calma ad effettuare la battuta Acquaro, lascia poi l'incarico al capitano D'Arcante. Parte D'Arcante, pallone che viene rinviato da Carrozzo, poi sulla sfera Portoghese che serve Russo, all'indietro verso D'Arcante, perde la sfera il Manduria, può ripartire Lugento, ma c'è un fallo commesso ai danni di un calciatore dell'Ugento. Il Manduria dovrebbe tenere di più la sfera fra i propri piedi. Siamo intanto al 41esimo della ripresa, Manduria 3, Ugento 1. Ugento che giostra ora con Lollo, palla in avanti verso il numero 8, neo entrato Olibardi che non controlla, sfera che finisce sul fondo, rimessa che sarà appannaggio dei messapici. Si incarica della battuta Maraglino, palla lunga in avanti, non colpisce Napolitano, ne approfitta Perez che rilancia in avanti, poi controlla bene Dorini e Napolitano viene fermato in fallo laterale. Si riprende quindi con le mani in favore della Manduria. Palla lunga in avanti verso Portoghese, viene preso per la maglietta da un avversario, poi viene steso, l'arbitro fa proseguire, poi è Acquaro che serve Dorini, finisce in fallo laterale alla sfera, ma c'è un fallo commesso da Portoghese, l'arbitro se ne avvede e assegna un calcio di punizione ai padroni di casa. Alla battuta Perez, parte Perez, palla al centro e allontana D'Arcante, non controlla Russo che è davvero stanchissimo. E il Manduria si fa sorprendere incredibilmente, c'è stata un'azione sulla sinistra, i biancoverdi si sono fatti sorprendere, è stato il numero 8 Davide Olibardi. Olibardi, il Manduria insomma vuole davvero complicarsi la vita. Al 43esimo si fa segnare il gol del 3-2, era in assoluto controllo, ora c'è un'altra sostituzione per i padroni di casa, gioco già ripreso, ora è D'Arcante che serve a sinistra Dorini, poi Napolitano e in anticipo la retroguardia del Ugento che viene in avanti. Manduria ha commesso una serie di ingenuità in doppia, cioè in superiorità numerica, si è fatto segnare due gol dall'Ugento. Ugento che ora viene ancora pericolosamente in avanti, allontana poi Dorini verso Portoghese. E ora l'arbitro assegna il calcio di punizione all'Ugento già effettuato verso il numero 4, poi non riesce proprio a ripartire la formazione messapica, sbaglia ancora il numero 8 Olibardi che comunque ha segnato il gol del 3-2. Sta per effettuare un altro cambio l'Ugento, entra in campo con il numero 14
Alvarez, esce Cordari. Intanto siamo al 45esimo della ripresa, non è stato ancora indicato il recupero, 4 minuti di recupero, si giocherà fino al 49esimo, quindi e Manduria si è reso difficile questa partita che aveva in pieno controllo. Parte ora Dorini per la battuta lunga, Russo non riesce a controllare la sfera, Veron, ora è Perez che punta un avversario, un secondo, tenta la battuta a rete, ma Maraglino è sulla sfera e addomestica la stessa. Siamo già in fase di recupero. Palla lunga di Maraglino, ancora Lugento con Perez che sembra indiavolato, poi serve in profondità Espinar, Marinelli affronta un avversario, viene fermato in corner Lugento, sofferenza pura per il Manduria, sofferenza pura per il Manduria. Forza, non mollate, dai, dai! Riprende la festa di San Gregorio qui con incitamenti, con i megafoni da parte dello speaker. C'è questo calcio d'angolo, palla al centro, pallone che poi finisce sul fondo, rimessa che sarà effettuata dal Manduria. C'è un parapiglia al centro dell'area di rigore. Siamo al 47esimo del secondo tempo. Parte Maraglino per la battuta, e D'Arcante che rilancia lontano, poi De Torre, un lungo lancio in avanti, Carrozzo alle prese con Russo, mette giù la sfera Russo che però era in fuorigioco e quindi si riprende con un calcio di punizione in favore del Ugento, già effettuato. Avanza Alvarez, palla lunga di Alvarez verso Olibardi, Portoghese lotta ma perde lo scontro con Lollo, e poi c'è un calcio di punizione per il Manduria per fallo commesso ai danni di, vediamo di chi si tratta, forse De Torre, mentre siamo al 48esimo di gara. Manca poco più di un minuto allo scadere del recupero, siamo al 48esimo, c'è questo calcio di punizione per il Manduria, sofferenza pura dicevamo. Alla battuta del calcio di punizione Maraglino. Siamo entrati nel 49esimo di gara. Parte Maraglino, palla lunga in avanti. Poi Dorini di testa. Russo in possesso di sfera, affrontato da un avversario, da un secondo. Mischia e calcio di punizione che sarà battuto da... Ecco, davvero succede l'incredibile, lo speaker che inveisce col microfono, lo speaker che inveisce col microfono contro l'arbitro, davvero assurdo, cose dell'altro mondo, lo speaker che inveisce
contro l'arbitro, davvero la sagra di San Gregorio è qui oggi, ragazzi. Comunque siamo al 50° di gara, c'è un calciatore del Manduria che è rimasto a terra, siamo al 50° di gara, siamo per chiudere questa contesa molto tirata, davvero non capiamo questa veemenza da parte di un pubblico molto provinciale, dobbiamo dire, davvero quello a cui abbiamo assistito oggi era davvero dell'incredibile, lo speaker che invece contro l'arbitro, davvero non l'avevamo ancora vista, ci mancava. Ora c'è questo calcio di punizione, siamo al 50° di gara, parte Perez, ancora Perez in avanti e finisce qui, il Manduria vince per 3-2 contro l'Ugento che non la finisce di protestare, il Manduria deve stare calmo, deve stare tranquillo, abbiamo vinto e quindi va bene così. Dunque 3-2, noi invitiamo i nostri carissimi ascoltatori a non andare via, a rimanere collegati perché passeremo alle interviste dagli spogliatoi adesso con i protagonisti, ricordiamo il finale, Manduria 3 Ugento 2, ricordiamo la successione dei gol, al terzo Cavaliere con un gran fendente, al 46° ancora Cavaliere di testa, al primo del secondo tempo il gol del 2-1 realizzato da Cordari per il Lugento, poi il 3-1 all'11° di Russo su calcio di rigore, chiude al 43° Ribardi, ricordiamo che dal 40° del primo tempo il Lugento ha giocato in 10 per l'espulsione di Muñoz. Per il momento è tutto dal comunale di Ugento, rimanete collegati perché presto ascolteremo i protagonisti della giornata. Cominciano ad andare.